Ha fatto meno notizia di quelli europei, ma anche in Asia c'è stato un vertice internazionale sulla crisi economica. E questo è il punto di oggi dell'economista della Voce.info, Francesco Daveri. Con molta discrezione, i primi ministri di Cina, Corea e Giappone si sono riuniti per parlare della crisi. La notizia è un po' sfuggita in Europa, ma è una notizia, perché fino a ieri i tre paesi si guardavano come cane e gatto. Ora invece hanno scoperto di avere almeno una cosa in comune, ovvero sia un'alta propensione al risparmio. E risparmiare tanto in un periodo come questo è una virtù rara, dato che il risparmio se l'è mangiato tutto la crisi dei mutui. Che cosa si saranno detti in questo meeting i primi ministri dei tre paesi asiatici? Poche cose. Uno, che l'America ha bisogno di soldi per uscire dalla sua crisi. In secondo luogo, che l'Europa litiga, fa pace, ma in definitiva non dà un contributo alla stabilità economica mondiale, e che dalla crisi a tirarci fuori saranno forse proprio loro, i paesi asiatici, che fanno circa il 20% del PIL mondiale. Se sarà così, lo faranno, ma non lo faranno certo gratuitamente. È tutto per TG1 Economia, l'appuntamento è per domani, grazie per averci seguito, arrivederci.